Bene, allora cominciamo questa terza sessione. Abbiamo due illustri professori di livello internazionale, il professor Sergio Cesaratto dall'Università Siena, autore di molteplici articoli scientifici nonché di libri divulgativi. Alla mia sinistra il professor Randall Ray dall'Università del Missouri, Kansas City, insegna anche all'Institute del Bard College di New York, anche egli autore di numerosi articoli scientifici nonché libri divulgativi, è uno dei più conosciuti autori MMT sul panorama internazionale. Quindi speriamo di cogliere alcune delle divergenze che i due esprimeranno sui diversi temi che andremo a trattare. Dunque, il tema principale da cui partiremo è il tema dello spread. Dunque, lasciatemi almeno definirlo, per chi non fosse completamente certo della definizione di questa parola. Dunque, lo spread è in generale una differenza fra due tassi di interesse. Quello che comunemente si intende nel dibattito televisivo è lo spread tra titoli di Stato decennali, quindi con scadenza decennale italiani, e il corrispettivo tedesco. Dunque, se abbiamo uno spread di 200 punti base, significa che ci sono 2 punti percentuali di differenza fra il titolo di Stato decennale italiano e il titolo di Stato decennale tedesco. Questa è la definizione di spread. Quindi partirei con una domanda, visto che lo spread ha a che fare con l'Unione Monetaria Europea, partirei con una domanda proprio sull'Unione Monetaria Europea per il professor Ray. E la domanda è: quali sono state le conseguenze per l'Italia di avere aderito all'Unione Monetaria, rinunciando quindi alla sovranità monetaria? Era possibile prevedere i problemi che sono emersi e si sarebbe potuto costruire l'Unione Monetaria in modo diverso così da evitare tali problemi? I'm going to translate for you. Which have been for Italy the consequences of joining the Monetary Union? Giving up sovereignty about monetary policies. Could the problems be forecasted, and how could we build the monetary union so that those problems could be avoided? Okay. Yes, the problems could have been foreseen and were foreseen. At the time that Italy was moving into the euro, I was at the Levy Institute. Also talking with Warren Moser via email. Che sì, i problemi sarebbero potuti essere stati previsti e sono stati previsti al momento dell'adesione, al momento dell'introduzione dell'euro 2001, Euro Levy Institute. And Stephanie Kelton, who was Stephanie Bell back then, was there also, and Wayne Godley was there. And so we were discussing the likely problems with the setup of the euro. Okay. So, Stephanie Kelton, Wayne Godley, and altri colleghi erano lì e stavamo discutendo sui problemi dell'architettura istituzionale europea. And so we knew that the problems would be fiscal constraints, not monetary policy constraints. Sapevamo che i problemi erano vincoli fiscali, non i vincoli di politica monetaria. So there were several different ways to go about looking at this. One way was to consider the new euro area as being a currency union, very much like the dollar union that we had in the United States. Okay, c'erano diversi modi per guardare questa cosa. La prima cosa, il primo modo era considerare l'Unione Monetaria Europea come l'Unione Monetaria del dollaro negli Stati Uniti. So in the U.S. we have 50 states, each of those adopt the U.S. dollar. Okay, negli Stati Uniti abbiamo 50 stati, ognuno dei quali ha adottato il dollaro americano. And we have about a dozen central banks spread around the United States. Abbiamo circa 2000 banche centrali. Sorry, 12 banche centrali sparse per gli Stati Uniti. When we looked at the debt ratios of individual U.S. states, there weren't any that had a debt ratio greater than 18%. Quando guardi al tasso, al rapporto debito PIL, debt ratios of the states, none of them had a debt ratio above 18. Okay,
So, se si guarda il rapporto debito pubblico PIL, nessuno degli stati ha un rapporto di debito superiore al 18%. And of course, when we looked at the euro area, only one government had a debt ratio that low, everyone else was higher, and some were 100%. E se guardiamo all'Unione Monetaria Europea, soltanto un paese aveva un rapporto di debito inferiore a quel livello e tutti gli altri erano superiori, in particolare alcuni superiori al 100%. And the Euro governments were going to become like US states, giving up their own currencies and adopting the single currency Euro. Ok, e governi europei stavano diventando come i governi americani, rinunciando alla loro valuta, adottando la valuta comune, l'euro. So we wondered how long it was going to take financial markets to figure out that the debt ratios were far too high. Ok, ci stavamo chiedendo quindi dopo quanto tempo i mercati finanziari si sarebbero accorti che i rapporti di debito erano più alti, più problematici rispetto a quelli degli Stati Uniti. And of course, you know the Maastricht criteria set it at 60%, which by our calculation was at least three times too high. E i criteri di Maastricht avevano fissato il rapporto debito PIL al 60%, ma secondo i nostri valutazioni erano più alti di tre volte. And US states cannot run deficits. They cannot submit an unbalanced budget. E gli stati americani, i singoli stati americani non possono registrare un deficit di bilancio, devono rispettare il vincolo di bilancio. Now, if the economy does poorly, they may end up with a deficit, but they can't submit an unbalanced budget. Okay, se l'economia va male, possono avere un disavanzo pubblico, possono trovarsi con disavanzo pubblico, ma non possono averlo per lungo tempo. And so when they do end up with a budget deficit, the credit ratings agencies immediately downgrade their debt. Quindi quando si registra un disavanzo pubblico, immediatamente le agenzie di rating valutano negativamente il titolo di Stato. And so their interest rate spreads, as he was talking about earlier, spike up. E quindi i tassi di interesse aumentano. And they can get into a deficit interest rate downward spiral really quickly. Possono finire in una spirale negativa di aumenti del deficit, aumenti del tasso di interesse. So what they have to do is immediately cut their spending and or raise taxes. Quindi quello che devono fare è immediatamente tagliare la spesa o aumentare le tasse. And so we expected something like that was going to happen in the euro area. Ci aspettavamo che qualcosa simile sarebbe accaduto anche nell'area euro. The only question was when. L'unica domanda era quando. Okay, the second piece was that we did expect that it would take markets a while to figure this out, and while they were figuring it out, interest rates actually would converge. Ci aspettavamo che i mercati finanziari ci avrebbero messo un po' a scoprire questi problemi, e quando avrebbero scoperto, i tassi di interesse sarebbero andati verso una convergenza. Stephanie wrote a paper called Convergence Going In, Divergence Going Out. Stephanie ha scritto un paper, Convergence Going In, Divergence Going Out. So once the markets figured out that these were like US states, the interest rate spreads would rise. Quindi quando i mercati finanziari si fossero accorti che questi stati europei non sono come gli stati americani, tassi di interesse sarebbero aumentati, spread sarebbero aumentati. And I could show you the graph, but I didn't bring it. You already saw one from Marco's presentation earlier. E alcuni dati li ha già mostrati Marco nella presentazione precedente. Where the Italian spread over the German interest rate fell from 10 percentage points to 4 percentage points. Dove lo spread tra i titoli di Stato italiano-tedesco è andato dal 10% al 4%, da 10 punti percentuali a 4 punti percentuali.
We had a conference in, well, we had two conferences actually, one at the New School and one in London. Abbiamo partecipato a due conferenze, una alla New School e una a Londra. And I think it was at the London one, I remember that Warren presented a paper in which he described how the crisis would begin. E in una delle due, Warren Moser ha mostrato un paper, ha presentato un paper dove mostrava quando la crisi sarebbe iniziata. He said that there will be a recession and downturn which is going to increase government spending. Lui ha detto che ci sarebbe stata una recessione che avrebbe costretto i governi a aumentare la spesa pubblica. The individual euro nations are responsible for their own social safety net, including unemployment compensation. Gli stati europei sono responsabili della propria politica fiscale, della propria politica economica sociale, della propria spesa pubblica sociale, compreso i sussidi di disoccupazione. So their spending would go up on that, and then if there were problems in the banking system, the individual euro nations are also responsible for their own banks. E se ci sono problemi nel sistema bancario, gli stati, i singoli stati europei sono responsabili anche di questo. And so they're going to have to step in and put deposit insurance on deposits in order to save the depositors. Quindi devono intervenire e assicurando, come dire, fanno delle assicurazioni sui depositi. And this is the divergence going out. E questa è la divergence going out, la divergenza. Because as the government spending goes up and the debt goes up, the markets will start to realize that these are no longer sovereign currency issuers. Perché quando la spesa pubblica inizia ad aumentare, il deficit inizia ad aumentare, i mercati hanno cominciato a capire che questi stati non erano più emettitori di valuta. And unlike in the euro area, in the United States, when a crisis hits, the national government is responsible for our social safety net and for our banking system. Okay, a differenza dell'area euro, negli Stati Uniti, quando arriva una crisi, il governo nazionale è responsabile delle spese sociali e della social safety net and the banks. E il sistema bancario. And so in the United States we have the federal government that backs up the state government so that their budgets don't continue to deteriorate in a recession. Quindi abbiamo un governo federale che salva, diciamo, i governi nazionali e quindi non si viene a manifestare un deterioramento, diciamo, della recessione. So without a fiscal center such as Washington within the euro area, there would be nothing to stop the downturn. Okay, senza un governo federale centrale come Washington negli Stati Uniti, nell'area euro non ci sarebbe niente che possa fermare la recessione. And I think we'll probably come back to what can be done, but the answer at that time was very obvious. You need some kind of fiscal authority that can counteract the downturn. Okay, all'epoca la risposta ci sembrava ovvia. C'è bisogno di un'autorità fiscale a livello europeo che possa fermare quindi le recessioni. Quindi darei l'opportunità al professor Cesaratto di replicare. Grazie naturalmente per l'invito e l'iniziativa. Sì, naturalmente no, queste domande sono interessanti perché toccano il tema politico di quello che in Europa si potrebbe fare. Io direi che addirittura negli articoli di Mandel, questo economista presunto premio Nobel canadese nel 1960, la moneta unica europea avrebbe portato a un bias deflazionistico, era chiaro. Cioè, in Europa la Germania, Mandel nel 60 nominava la Germania,
era un po' keynesiano negli anni 60, inizio anni 60, poi diventa più conservatore. Giorgio Armani si sarebbe avvantaggiato del cambio fisso degli altri paesi per aggiustare la bilancia dei pagamenti, avrebbero dovuto adottare politiche restrittive che si sarebbero poi riflesse sulla stessa Germania. Infatti in questi anni la Germania ha diminuito le esportazioni verso gli altri paesi europei, la periferia, una volta che ci hanno costretto all'austerità, ha compensato per alcuni anni vendendo di più nei paesi extraeuropei e adesso li comincia ad andare anche lì. Quindi diciamo, sì, l'analisi economica, l'amico Bagnai spesso dice, no, in pochi casi in cui l'analisi economica ci ha indovinato, aveva previsto, è esattamente il caso dell'euro, perfettamente ragione. Diciamo, dall'altra parte, forse si può dire, ecco qui una cosa, forse un elemento un po' in questi anni è stato di dissenso, sono con altri amici post-keynesiani, forse però, mentre diciamo deflationary bias dell'unione monetaria è stato ben previsto, quello che non era stato previsto, tranne un articolo sul Financial Times di Paul de Grauwe del 1998, è che in Europa con il sistema di cambi fissi, sia di cambio fisso, una moneta unica, il cambio fisso e quello cambia, libertà dei movimenti di capitali e magari una politica monetaria abbastanza espansiva, si poteva scatenare, delle bolle di importazioni di capitale nei paesi periferici che avrebbero potuto sostenere poi immobiliari in quei paesi. Ecco, del governo nel 98 la moneta unica può portare una bolla immobiliare in Spagna finanziata da capitali tedeschi. Questo è puntualmente accaduto, quindi la crisi si è manifestata in quel modo, però intanto fino al 2007 queste bolle immobiliari in Spagna, in indebitamento del governo greco, con l'immobiliare in Italia e in Spagna hanno dato l'idea che l'euro stesse funzionando, perché pure le bolle immobiliari hanno sostenuto l'economia. Poi la crisi si è manifestata in quel modo, con le crisi di bilancia dei pagamenti, però come dire, con un esito finale che è quello appunto di un bias deflazionistico dell'euro. Dall'altra parte forse ci si deve domandare se esattamente, no, se poi esattamente questa l'Europa che si voleva. In parte sì, nel senso che perché l'Italia aderisce, beh, ce lo siamo raccontato tante volte, perché l'Italia aderisce al sistema monetario europeo e poi all'euro? Beh, perché i tassi di cambio fissi sono uno strumento disciplinante, mi sembra Marco l'abbia detto in precedenza, no? I tassi di cambio fissi non si accomoda più, no? Negli anni 70 conflitto sociale, generava inflazione, però recuperavamo competitività con l'estero svalutando. I tassi di cambio fissi, si dice ai sindacati, guardate, se vedete aumenti i salari nominali, il paese perde competitività, dovete stare fuori. Quindi in qualche modo forse si voleva anche un'Europa in questa direzione, anche se adesso uno parla con quelli della Banca d'Italia dicono, cioè, riconoscono quello che anche quello che si doveva sapere. Il Federico Caffè diceva sempre, mai con i tedeschi, in che mani ci siamo messi. Adesso anche in Banca d'Italia dicono, la Germania dovrebbe fare politiche espansive e fare politiche diverse. Lo sapevate che vi mettevate questo e volevate mettervi con loro per disciplinare all'interno. Chiudo perché io non ho bisogno di traduzione, quindi lascio un po' più di tempo a Randall. Però ecco, naturalmente l'Europa è una moneta unica, sono totalmente d'accordo, Randall, Mosler, una moneta unica europea può solo funzionare se abbiamo istituzioni simili quelle degli Stati Uniti. Cioè il trattato di Maastricht, questo, no, spesso si sbaglia, le colpe sono Maastricht è tutto sbagliato. No, i parametri fiscali
sono del tutto corretti. Negli Stati Uniti, infatti, come ci ricordava Randi, esistono per gli Stati Uniti. Il problema è che c'è un budget federale, ok? E evidente, anche lì, partecipando a alcune domande, anche la politica monetaria della BCE con difficoltà può essere accomodante ai problemi dei singoli stati. Cioè negli Stati Uniti la Fed non sostiene uno stato che ha problemi di disavanzi e vede i propri spread salire, la Fed non interviene, perché altrimenti si scatenerebbe una gara, allora tutti gli stati gioriamo e spendiamo, tanto c'è la Fed. È ovvio che non può funzionare così, gli stati rimasti che ha senso, tranne che poi dire che è anche un bilancio federale, cioè allora la politica monetaria e fiscale, diciamo, totalmente d'accordo con Mosler, la politica monetaria di supporto alla politica fiscale, da sola relativamente inefficace, e allora appunto devi avere da dotarti di... ecco, il problema di tutto questo in Europa è possibile? Lì c'è molto da dubitare, perché un'altra cosa importante degli Stati Uniti sono i trasferimenti fiscali perequativi fra gli Stati. E su questo fronte io credo che l'Europa non c'è la solidarietà politica che c'è tra gli Stati americani. Quindi la Lombardia si lamenta dei trasferimenti fiscali in Calabria, Barcellona, la Catalogna non vuole trasferimenti fiscali all'Andalusia, nella Germania, Ovest si lamenta trasferimenti fiscali alla Germania Est, figuriamoci tra paesi europei. Quindi la fattività politica purtroppo è molto, molto, non c'è in questo tempo storico. Quindi questa riesce a essere l'unica Europa possibile, ma ovviamente è un disastro. Vedremo se, come diceva Mosler, deve peggiorare prima di migliorare, però come dire, chi potrebbe peggiorare restare male, cioè il miglioramento non esserci, perché poi i tedeschi magari pensano comunque di salvarsi in qualche modo per conto loro, e quindi l'Europa in qualche modo rimane questa. Grazie mille, direi che abbiamo toccato già tutti i temi che dovremo trattare nel corso delle prossime due ore, quindi direi che a questo punto non ci resta che affrontarli uno per uno in maniera un pochino più focalizzata. Ecco, una cosa che non vi ho chiesto prima, cerchiamo di rimanere in circa 10 minuti a risposta, giusto per non... Sì, no, lui ovviamente ha la traduzione. Ok, dunque, partirei dal tema, diciamo, finanziario. Questa volta parto, se la sente di rispondere a una nuova domanda, facciamo uno per uno, va bene? Partirei dal tema finanziario e partirei dalla BCE. Abbiamo detto che l'infrastruttura istituzionale della Unione Monetaria è ciò che causa i problemi da cui siamo affetti. Quindi una delle principali istituzioni, ma direi l'unica istituzione importante sovranazionale per quanto riguarda le politiche economiche in Europa, è la BCE, la Banca Centrale Europea. La domanda è: la Banca Centrale Europea ha potere assoluto sulle fluttuazioni dello spread, specialmente quelle che hanno investito i paesi periferici in questi ultimi anni, o anche la BCE, diciamo, ha dei limiti nella sua capacità operativa di limitare questo fenomeno? Diciamo, la risposta l'abbiamo appunto già data, ma ripetiamocela perché è importante. Cioè, in generale le banche centrali hanno il controllo dei tassi di interesse a breve e, se vogliono, i tassi di interesse più a lungo termine, tant'è che sia in BCE che alla Fed si parla di avere come tasso obiettivo non più quello a brevissimo termine, ma i tassi a due anni. L'esperienza americana, che è estendibile ai paesi europei fino agli anni 40, inizio anni 50, i tassi delle banche centrali, la Fed e le banche centrali europee tenevano bassi i tassi di interesse a lunghissimo termine, quindi il potere delle banche centrali ce l'hanno e come nel tenere bassi i tassi di interesse.
Il problema è quando negli Stati Uniti la cosa funziona benissimo. Il problema dell'Europa è che se i tassi di interesse sui titoli pubblici sono particolarmente alti in determinati paesi, la BCE è in difficoltà a intervenire a sostegno di quei particolari titoli pubblici. Cioè, se c'è uno Stato federale, devono interagire la politica monetaria federale e un bilancio federale. Non può esserci, appunto, ce lo siamo già detto, non può esserci un intervento negli Stati Uniti, non è contemplato, non avrebbe senso un intervento della Fed a sostegno di problemi di bilancio dell'Arkansas o della California. E così purtroppo non ha senso in Europa. Ora, tutto si può fare, molte cose possono essere fatte anche in questa direzione, naturalmente. La BCE è venuta blandamente con un programma, Security Market Program, nel 2010-2012, a sostegno dei titoli dei paesi periferici, una cosa molto, molto blanda. Però dimostra che se vuole la BCE può anche comprare titoli dei paesi in difficoltà. Quindi non è che proprio non si possa fare, ecco, però nel lungo periodo ha senso una costituzione come l'americana. Politica monetaria federale interagisce con una politica fiscale federale. Okay, yes, central banks can essentially peg the interest rate on any asset that it's willing to stand by ready to buy at a fixed price. Okay, le banche centrali possono fissare la propria valuta, qualsiasi attività che vale la pena comprare. And the maturity doesn't make any difference, so short and long. La scadenza non fa alcuna differenza, breve termine o lungo termine. And we have done that on occasions in the US, such as during World War II. Abbiamo fatto un'occasione, in America abbiamo fatto un'occasione durante la Seconda Guerra Mondiale. So if the ECB stands ready to buy country debt in the markets, it doesn't have to buy them directly from the government, just buy them in the markets at a fixed price and can peg those interest rates. La Banca Centrale Europea potrebbe comprare i titoli sul mercato, quindi non direttamente dal governo, sul mercato, e questo avrebbe un effetto sui tassi di interesse. I want to clarify something about the United States. It's true that the Fed does not stand by ready to purchase state government debt. È vero, vorrei chiarificare alcune cose sul caso americano. È vero che Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, non interviene a comprare titoli di singoli stati nazionali. There have been times when there was government intervention in order to stabilize local government debt, however. Ma il compito del governo centrale, governo federale, è intervenire per stabilizzare i bilanci dei governi nazionali. But what's much more important is that the federal government runs a counter-cyclical budget. Quello che è più importante è che il governo federale registra, gestisce il bilancio pubblico in modo anticiclico. So it uses fiscal policy to help stabilize state government finances. Quindi utilizza la politica fiscale per anche stabilizzare le finanze pubbliche dei governi nazionali. And while it's true we often use the term fiscal transfers, è vero che ogni tanto utilizziamo il termine trasferimento fiscale. It is not that they're taking away from one state in order to give to another. Ma non è che si sta prendendo delle risorse da uno Stato per darle ad un altro. I mean, that would be politically unpopular in the United States as it is within Europe. Questo sarebbe politicamente impopolare negli Stati Uniti così come in Europa. So instead what we do is we spend without the tax revenue, that is, our budget deficit goes up. Quello che facciamo è, ovviamente, i governi spendono senza tassare, questo può aumentare il deficit di bilancio.
And so if you were going to create a central fiscal authority in the euro area, you need to ensure that this is net fiscal spending, not taking away from one nation and giving to another. Quindi se andrete a costruire un'autorità fiscale europea, dovete assicurarvi che i singoli stati nazionali possano fare possono gestire disavanzi pubblici naturalmente senza dover chiedere trasferimento di risorse da altri stati. And that's what Warren's plan was that he was talking about earlier. E questo è quello che il piano di Warren Mulder si tratta. Ok, quindi mi sembra che il tema sia chiaro, e cioè gli stati europei hanno rinunciato alla sovranità monetaria, hanno aderito ad una forma istituzionale internazionale che ha dei limiti e che non permette di risolvere certi problemi che vengono naturalmente a manifestarsi in presenza di economie differenti. Quindi adesso la domanda che farei è: prima di aderire a questo progetto, gli stati avevano sovranità monetaria, quindi avrebbero potuto, mantenendola, risolvere i problemi che eventualmente si sarebbero manifestati, e se sì, se no, quali sono le condizioni affinché si possa dire che un paese ha la sovranità monetaria, quindi abbia gli strumenti per risolvere i problemi economici che vengono a manifestarsi? Ripartirei dal professor Gray. All right, a monetary sovereign nation issues its own currency. Uno stato con sovranità monetaria emette la sua propria valuta. It does not issue debt in any foreign currency. Non emette debito in valuta estera. It doesn't peg its exchange rate to another currency or to precious metals. Non ha ancora il proprio tasso di cambio a altre valute o a oro e metalli. And it imposes and collects taxes and other obligations in its own currency. E impone tasse e altre obbligazioni nella sua valuta. If it does that, it can afford to buy anything that is for sale in its own currency. Se fa questo, può comprare qualsiasi cosa disponibile utilizzando la sua valuta. So affordability is never a question as long as something is for sale in its own currency. La possibilità di acquistare beni reali non è mai limitata fin tanto che uno stato possiede la sua propria valuta. The issues are inflation and resource availability. I problemi, le questioni sono l'inflazione e la disponibilità di risorse reali da acquistare. So if there are unemployed resources, the sovereign government can always put them to work. Se ci sono delle risorse non occupate, il governo potrebbe sempre metterle a lavoro. If the government needs more resources than that to pursue the public purpose, it will have to take them away from other uses. Se il governo avrà bisogno di risorse per certi scopi, dovrà darle a prendere da altre parti. And that could be inflationary unless it takes a counteracting measure. Questo potrebbe essere inflazionario a meno che non metta in piedi altre misure che limitano, diciamo, questa pressione di inflazione. Yeah. Such as imposing additional taxes, rationing, wage and price controls. Come imporre tassazione aggiuntiva e tassazione o mettere dei limiti all'aumento dei salari. So clearly it can always pursue full employment. Chiaramente un governo con sovranità monetaria può sempre perseguire a piena occupazione. And it can achieve a sustainable full employment as long as it designs its employment program in a manner that doesn't generate inflation pressures. E può sempre raggiungere una piena occupazione sostenibile fin tanto che architetta i programmi di occupazione o
comunque di sussidi di disoccupazione in modo tale che questi non generino inflazione. And this is where the job guarantee comes in, but I'm not going to go into that in any detail right now. Okay, qua dove subentra il tema del, del job guarantee, piano di lavoro, però non tratterò questo argomento adesso. And there's one other thing that it can do, which is set its own interest rate. E l'unica cosa che può fare è un'altra cosa che può fare è stabilire, fissare i propri tassi di interesse. So clearly Italy met all of those conditions before it joined the euro. Veramente l'Italia aveva tutte queste, queste condizioni prima di aderire all'euro. Or I should say, before it started moving toward joining the euro. O dovrei dire prima di iniziare a muoversi verso la direzione di aderire all'euro. Now we saw that the interest rate was about 10% or 10 percentage points higher. Abbiamo visto che il tasso di interesse era circa 10% più alti di adesso. Now that was a policy choice, and I would say it was a bad policy choice, but central banks can make mistakes. Beh, quella era una scelta politica, io direi che è una scelta politica sbagliata, ma anche le banche centrali possono fare errori. As was said this morning, part of the justification for joining the euro was to get a lower interest rate, but what I'm saying is they could have immediately had a lower interest rate before joining the euro. Una delle giustificazioni sta detta per l'adesione all'euro sta quella di era quella di era quello che avrebbe portato tassi di interesse più bassi, ma questo era possibile anche al di fuori dell'euro. And the last point is, there a sovereign within the Eurozone? Well, yes, the ECB has many of these sovereign powers. L'altra questione riguarda la sovranità interna dell'Eurozona. Sì, la Banca Centrale Europea ha una sovranità limitata. It may have some self-imposed constraints, such as buying bonds directly from member nations, governments. Sì, per esempio ha dei vincoli autoimposti come la possibilità di comprare titoli direttamente dai governi nazionali. But it can work around these. Ma potrebbe lavorarci solo. Potrebbe aggirarli. Le stesse domande. Ovviamente mi sono espresso l'idea dei trasferimenti fiscali, sono totalmente ovviamente d'accordo, dopo diciamo si semplifica, ovviamente sono totalmente d'accordo che lo Stato prima spende e semmai, questo è molto keynesiano, questo è Keynes, lo Stato prima deve spendere per creazione di potere d'acquisto e poi dopo raccogliere risparmi per finanziare il disavanzo e eventualmente raccogliere l'imposizione fiscale. Questi sono risparmi, imposizioni fiscali, un risultato della spesa del governo. Allora, entriamo poi in un punto problematico che è stato discusso da me, poi anche da altri economisti post-keynesiani, un po' critico nei confronti dell'MMT, questo con più rispetto, perché poi diciamo l'MMT è parte del pensiero teodosso e largamente si sovrappongono, quindi non, e cioè questa questione di quali siano i vincoli che un paese sovrano incontra per politiche di preoccupazione. Cioè, se il problema è la mera sovranità, si risolve tutto con la mera sovranità monetaria, oppure questo naturalmente è assolutamente una condizione necessaria, però dei problemi continuano a sussistere. Beh, purtroppo vale questa seconda cosa, secondo la tradizione post-keynesiana, ovvero sorge il problema del vincolo estero per paesi che non emettono valute accettate internazionalmente, quando si fanno politiche espansive si importa di più
e questo comporta, questo è un po' di disavanzi dal bilancio dei pagamenti, che naturalmente la sovranità e la sovranità monetaria attraverso la flessibilità del cambio certamente può aumentare questi vincoli esterni, però attenzione, la flessibilità del cambio anche lì aiuta, però poi ci sono anche gli amici teodossi latinoamericani, sono piuttosto scettici sull'usare la flessibilità del cambio per sostenere politiche di pieno impiego, perché possono essere controproducenti sulla domanda interna. Credo che la loro idea sia: se svantiamo per sostenere le esportazioni e aumentare quindi il vincolo estero, il vincolo della bilancia dei pagamenti, però aumenta il prezzo dei beni importati, se i lavoratori sono costretti a spendere di più dei loro salari per acquistare questi beni importati, laddove questi beni importati possono essere beni di consumo necessari, rimane meno per la spesa per i beni nazionali, quindi la svalutazione, effetto positivo sulle esportazioni, ma negativo sulla domanda di... Insomma, le cose, poi le esportazioni aumentano, ma bisogna vedere la loro elasticità, la cambio. Insomma, io tendenzialmente sono per la flessibilità del cambio aggiustabili, assolutamente, credo che questo aiuti. Però attenzione, una cosa, prego, attenzione alle ricette taumaturgiche, questo è pericolosissimo, perché poi trasforma delle cose interessanti in così possette un po', noi abbiamo la soluzione, quelli hanno la moneta fiscale, io ho la sovranità monetaria, quell'altro c'ha l'altra cosa, insomma, quindi le cose no, tutte complesse, tutti interessanti, ma nessuna è completamente risolutiva, quindi questo problema del vincolo estero è un limite a quello che la politica, una politica fiscale espansiva sostenuta da una moneta sovrana può fare. La flessibilità del cambio aiuta, il controllo sui movimenti di capitale è che la prima cosa che un governo di sinistra deve fare, aiuta a tenere bassi i tassi di interesse. Brady dice, troviamo su un governo, ecco, il problema è l'inflazione, si può generare inflazione, no, il problema si genera gli disavanzi dal bilancio dei pagamenti, prima che il problema, che l'inflazione, attenzione, altro errore, l'inflazione non è un problema di eccesso di domanda, l'inflazione, punto di vista post-keynesiano, punto di vista dell'Eurodossa, Raffiano, che post-keynesiano, qualsiasi definizione, cioè terrorosso, inflazione è un problema di conflitto sociale, cioè ti avvicini alla piena occupazione, c'è inflazione perché c'è un rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori e quindi che naturalmente anche come dire, è un problema che si riflette sulla competitività estera. Più che questo, che puoi tenere sotto controllo con la politica dei redditi, ti metti d'accordo che l'aumento dei salari è in linea con la produttività, che vuol dire che non c'è inflazione. Il problema è il vincolo estero. A me sembra di se dobbiamo importare delle risorse internamente al paese, le deviamo da altri, mi sembra di capire questo, da altri propositi, li deviamo per soddisfare. Forse questo andrebbe articolato un po' meglio, possiamo mettere il controllo sulle importazioni. Uno dei maestri, Massimo Pivetti, da sempre è quello che proponeva la sinistra inglese negli anni 70, il controllo delle, però anche lì è una strada molto arrischiata. Io, come dire, dal mio punto di vista, tante cose possono essere fatte di keynesiane, però attenzione, diciamo, alle bacchette magiche. Bene, vedo che il dibattito si fa interessante, quindi chiederei al professor Ray di replicare appunto su questo tema che è emerso del vincolo esterno, un deficit sulla bilancia dei pagamenti causato da una politica fiscale espansiva può essere problematico oppure non conta?
Okay. Remember I said that the government can buy anything for sale that's for sale in its own currency, and so it can afford full employment at home. E ricordatevi che prima ho detto che un governo può comprare qualsiasi cosa, può essere comprato con più valuta e garantire la piena occupazione. And you can do this in a non-inflationary manner. E potete fare questo in modo non inflazionario. Okay, now the question is, if you pursued full employment and you add a bit to aggregate demand, how much of that is going to go toward imports? E so la domanda è se hai piena occupazione, questo aumento della domanda aggregata, quanto di questo aumento della domanda aggregata va ai beni importati? And if that became a problem, what could you do about it? E se questo diventa un problema, cosa si può fare al riguardo? And so, first, I think that there are countries in the world that probably should use capital controls. In primo luogo penso che ci siano paesi al mondo che dovrebbero utilizzare controllo di capitale. And some of the policies that Sergio mentioned, possibly limiting some kind of imports and engaging in import substitution, in other words, trying to produce capacity to replace imports. E anche altre misure che ha menzionato Sergio, tra cui un controllo dell'import, delle importazioni o una sostituzione delle importazioni per favorire la capacità produttiva interna. In order to reduce the possible impacts on exchange rates. Per ridurre il possibile impatto del tasso di cambio. But having said that, I think that these arguments that the trade in goods and services leads to large fluctuations of exchange rates is vastly overstated. Ma penso che l'argomento che le fluttuazioni del tasso di cambio non sono dovuti principalmente ai flussi commerciali. Economists don't actually have any models that are very good at predicting exchange rate movements. E gli economisti non hanno modelli capaci di prevedere le fluttuazioni del tasso di cambio. And I think that the impacts of exchange rate movements are also vastly overstated. E penso che l'impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sono sovrastimate. Warren was talking about the 50% swing of the euro-dollar exchange rate. Warren Mosler parlava di una variazione del 50% del tasso di cambio dell'euro col dollaro. One of the developers of MMT is Bill Mitchell from Australia. Uno dei promotori fondatori della MMT è Mitchell dall'Australia. Which is a small, very open economy that experiences exchange rate movements like that all the time. Australia che è una piccola economia aperta che sperimenta fluttuazioni di tasso di cambio in continuazione. And they use domestic fiscal policy to offset undesired implications of exchange rate movements. E utilizzano la politica fiscale per compensare implicazioni indesiderate delle fluttuazioni del tasso di cambio. And finally, I think we need to be careful when we're making comparisons. So the question is, compared to what? Dobbiamo stare attenti quando facciamo paragoni. Paragoni a che cosa? So if you have your own sovereign currency and float your exchange rate, you can have full employment at home. Se tu hai sono stato a una sovranità monetaria e tassi di cambio flessibili, può avere piena occupazione a casa propria. If instead you dollarize, or if you're Italy and you euroize your economy, you cannot pursue full employment at home. Se invece dollarizzi o, in caso d'Italia, euroizzi, utilizzi quindi la valuta straniera, in questo caso l'euro, come valuta di conto, in questo caso è più difficile avere piena occupazione. Because you become colonized by the United States or by Germany, depending on which case we're looking at.
perché diventi colonizzato dagli Stati Uniti o dalla Germania a seconda dello stato di riferimento. And I think generally the use of a sovereign currency is going to be advantageous over the choice of colonization. E penso che in generale la scelta di una valuta sovrana preferire rispetto a una colonizzazione. And that doesn't mean that it's going to come without fluctuations of the exchange rate, possibly some inflation impacts, but you will have the capacity to ensure you maintain full employment and full use of the domestic resources you have at home. Questo non significa che l'adozione della valuta monetaria possa comportare fluttuazioni, inflazione, tasso di cambio, ma ti assicura di avere strumenti per garantire più occupazione e più utilizzo delle risorse nell'economia domestica. And the final point, I would say, I don't absolutely insist on a floating exchange rate in every single case of every country around the world. Un altro punto, io non insisto l'adozione di tasse di cambio fluttuanti per ogni stato del mondo. There could be cases in specific circumstances where a managed exchange rate, at least for a while you're developing your economy, could be beneficial. Sono alcuni casi in cui tasse di cambio gestiti di non interamente flessibili possono aiutare l'economia, specialmente nei paesi in via di sviluppo. But you need a plan. Ma hai bisogno di un piano. And a good example of a situation where it's worked out very well, and I think that there was a plan behind it, is China. E penso che un piano che ha funzionato molto bene è la Cina. China, however, will move toward a flexible exchange rate, and that will be necessitated for a variety of reasons, including the desire to gradually relax capital controls. China will move to a flexible exchange rate. Okay, la Cina andrà verso tassi di cambio flessibili. For a variety of reasons, including relaxing capital constraints. Per una serie di ragioni, tra cui abbandonare il controllo di capitale. Immagino che il professor Cederato avrà da rispondere. Oppure possiamo proseguire? No, penso c'è parecchio accordo, insomma. Ok, c'è parecchio. Pragmaticamente siamo veneziani, siamo molto pragmatici in questo niche, diciamo. Molto bene. Invece c'è un tema che ha sollevato brevemente il professor Ray riguardo agli accordi di cambio. Quindi adesso vorrei passare la palla al professor Cesaratto chiedendogli se l'obiettivo specifico è la piena occupazione, è auspicabile stipulare accordi di cambio fisso oppure no? Quindi qual è la conseguenza del regime di cambio sul tasso di disoccupazione, sulla possibilità di raggiungere la piena occupazione, anche considerati i possibili effetti negativi da lei citati in precedenza? Ma io penso che su questo ci siamo abbastanza già chiariti le idee. Io penso che l'idea di buon senso è quello di cambi fissi ma aggiustabili ogni volta che il paese ne abbia bisogno. L'idea che lì di Keynes fosse di questo tipo, cioè chiaramente legarsi appunto in moneta unica, cioè la sovranità monetaria, la follia da ogni punto di vista. L'idea di buon senso è quella di accordi di cambio che prevedano però la flessibilità. Cioè, naturalmente l'idea di Keynes tutto questo si scriveva in un quadro, adesso il professore Amato è dovuto andare via, Massimo Amato, ma
lui hanno questa idea di riprendere l'idea keynesiana del sistema monetario internazionale in cui questa governance monetaria internazionale obblighi i paesi che accumulano riserve a prestarle a paesi in disavanzo, dando loro tempo, facendo in modo che questi paesi finanziano i paesi più deboli, dando loro tempo, dando loro modo di evitare misure drastiche deflattive di aggiustamento del bilancio dei pagamenti. No, io forse una cosa, forse rispetto alle cose che ci siamo detti, esula un pochino dai tassi di cambio, ed è quello che per un paese come l'Italia, cioè è vero quando si dice non è che tutti i problemi dell'Italia siano venuti dall'euro, questo paese ha, quindi si è cacciato nella trappola dello SMEC prima e dell'euro dopo, come ci dicevamo sopra, per ripristinare una disciplina sociale interna, sia nella distribuzione del reddito tra salari e profitti, sia nell'uso spesso spregiudicato della spesa pubblica. Quindi, un'Italia che riacquistasse la sovranità, ma naturalmente magari dopo ce lo diciamo, questo è molto complicato, purtroppo, dovrebbe anche fare i conti con se stessa, e questa è un'altra cosa molto molto complicata. Certamente però qualsiasi governo serio che veramente si proponesse un cambiamento, si proponesse di proporre al paese un compromesso sociale, un uso sia sulla distribuzione del reddito, quindi ridurre le disuguaglianze, sia sulla riqualificare la spesa pubblica, perché vero, in Italia gli sprechi ci sono, insomma, i soldi vengono, spesso ci sono e sono spesi male. Tutto questo, come un governo serio, dovrebbe però anche condividere un programma, un progetto economico, appunto, o basato sulla ripresa della sovranità monetaria, ma naturalmente questo è molto complicato. Comunque, di battersi in Europa per qualcosa di diverso. Ora, andare in Europa senza avere il ricatto, guardate che se no noi ce ne andiamo, indebolisce molto. Però, mi sembra che in Italia si uscì tra populismo talvolta sgangheratello, che strilla in Europa in maniera poi concludente, lui l'effetto gli spread che aumentano, e questo europeismo tascaccioni, ire, sciocco del Partito Democratico, dell'Albonino, eccetera, ma anche vada seriamente in Europa con delle idee, con delle proposte, magari anche hanno difficoltà, cioè, però tanto quello di avere proposte serie è il primo step, quindi insomma abbiamo bisogno anche di riflettere politicamente, ma ripeto, chi volesse correggere i nostri problemi come paese non potrà essere che una formazione politica che anche in Europa può andare con idee di cambiamento molto serie, molto, molto keynesiane, molto solide. Perfetto. Dunque, prima il professor Ray ha citato uno strumento che l'MMT prescrive per gestire appunto il livello di inflazione e in generale il valore della propria valuta rispetto ai beni e servizi che sono in vendita in quella valuta, e questo strumento è il job guarantee, quindi piano di lavoro di transizione, piano di lavoro garantito, insomma come lo si voglia chiamare. Quindi vorrei chiedere al professor Ray in che modo una misura del genere è efficace nello stabilizzare il livello dei prezzi, e vorrei aggiungere anche la domanda: la stabilizzazione del livello dei prezzi a questo punto sarebbe esente
dagli effetti generati da possibili fluttuazioni del cambio, o comunque rimarrebbe vittima di questi effetti, di questi fenomeni? Okay, with a job guarantee, you have a base wage and a job made available to anyone who wants to work at that wage. Con un piano di lavoro garantito, lo Stato avrebbe un salario minimo e tutti i lavori disponibili, quindi tutti potrebbero lavorare a quel minimo, a quel salario minimo. So, in a sense, it offers some price stabilizing features at both a microeconomic level and a macroeconomic level. In un certo senso propone uno stabilizzatore dei prezzi sia a livello macro che a livello micro. Because it's providing a buffer stock of employed labor that's available to be hired out of the program at a wage that's slightly higher than the base wage. Perché fornirebbe un buffer stock. Riserva tampone. Una riserva di lavoro all'interno del proprio programma. At a wage. Ha un salario minimo. Slightly higher than the base wage. Ok, scusi. Ha un salario minimo che è leggermente superiore del salario di base. So that, like any buffer stock program, we're familiar with the crop price programs. It stabilizes the price. It prevents it from rising higher. So tutti questi programmi di lavoro riescono a stabilizzare il prezzo e impedire che vada troppo alto. And then at the macro level, the government spending on the program will move countercyclically. E a livello macro, le spese del governo in questo programma sarebbero anticicliche. So this helps to stabilize consumption over the business cycle. It helps to stabilize aggregate demand. Quindi aiuterebbe a stabilizzare il consumo lungo il ciclo economico e quindi la domanda aggregata. And so this is how it helps to stabilize the price. Effectively, it acts as an anchor for the currency. Questo è il modo in cui un programma garantito stabilizzerebbe i prezzi, offrendo quindi un'ancora ai prezzi. And if you're the kind of economy that has essentially capital flows searching for employable labor, trying to find a place to invest. Se tu sei un tipo di economia che cerca flussi di capitali per cercare per aumentare gli investimenti, you're helping to stabilize the exchange rate too. Aiuteresti anche a stabilizzare i tassi di cambio. Because you have a pool of employable labor at a known base wage. Perché hai poco lavoro inoccupato. Ah, pool, scusa. Hai un bacino, grazie. Di lavoro occupabile a un salario basso. So this is attractive for foreign direct investment. Questo è attraente per gli investitori stranieri. Now, it's true, if the job guarantee has raised aggregate demand, which it is likely to do, but this is not necessary. E se il piano di lavoro garantito aumentasse la domanda aggregata, che è probabile ma non necessario, then all else equal, it probably will increase some imports. Probabilmente questo comporterebbe un aumento delle importazioni. Which could possibly have some exchange rate impacts. Che potrebbe avere alcuni impatti sul tasso di cambio. Although again, as I said earlier, there is not empirical evidence for this. Anche se, come ho detto prima, non c'è evidenza empirica per questo.
But if this happened and it was undesired, then what you do is use the job guarantee itself for import substitution projects. Ma se questo accade, è desiderabile, quindi bisogno di un piano di lavoro che possa anche assicurare forme di sostituzione dell'importazione. So you try to increase domestic production to satisfy this extra demand. Quindi cerchi di aumentare la produzione domestica per soddisfare questa domanda di beni esteri. And so that's how you can offset any undesired impacts on exchange rates. E questo è così è come quindi eviti diciamo controlli limiti questi effetti indesiderati delle fluttuazioni del cambio. And the final point is you can use the job guarantee program as part of your development strategy that will also attract foreign direct investment. E quindi puoi utilizzare il piano di lavoro garantito come parte di una strategia di sviluppo anche orientata a attirare investitori esteri. Ok, chiederei quindi cosa ne pensa il professor Cesaratto di questa possibile strategia di contenimento dell'inflazione basata su un piano di lavoro garantito, proposta che è molto popolare, adesso sta diventando molto popolare soprattutto nel dibattito americano, e se è d'accordo anche sulle implicazioni che questo avrebbe sulla possibilità di contenere le fluttuazioni sul tasso di cambio. Di nuovo, pragmaticamente condivido qualsiasi cosa nella direzione di sostenere la domanda aggregata e dare speranza ai disoccupati. Diciamo, dal punto di vista istituzionale, naturalmente molte cose sono purtroppo complicate, che non ci deve, come dire, poi dire sono complicate non vuol dire allora non si devono fare. Bisogna, diciamo, specie particolare in Italia, nel senso, il programma di questo tipo implica, specialmente poi se parliamo del mezzogiorno, se parliamo di milioni di persone, cosa fanno, lo fanno le amministrazioni locali, sono in grado di organizzare lavori socialmente utili che non siano, purtroppo abbiamo i forestali che danno fuoco alle foreste, cioè come dire, abbiamo delle esperienze negative, in particolare parlo dell'Italia, in altri paesi possono avere come istituzioni formali e informali per cui le cose funzionano in maniera un pochino più corretta, un pochino più onesta. In Italia peraltro non qui l'idea è che il salario dei lavoratori in questo Job Guarantee Program hanno un salario inferiore al salario minimo e quindi laddove trovino un lavoro regolare saranno attirati a guadagnare di più, quindi ad andare in un lavoro regolare. In Italia potrebbe accadere che però appunto il salario su un programma di questo tipo che sia minimamente decente possa essere superiore al salario in nero, un po' la cosa no, che si è paventata anche per il reddito di questa reddito di cittadinanza, cioè che ti convenga entrare in job guarantee program per il reddito di cittadinanza e guadagni più di quanto guadagni in nero. Quindi insomma tanti problemi, ma come dire nulla ci deve come dire, bloccare dal fare questo tipo di cose. In Italia c'è una proposta anche il professor Contini e un certo numero di economisti piemontesi di questo tipo, dal migliore posti di lavoro nella, questo è un pochino diciamo, più concreto per l'Italia, dal migliore posti di lavoro nella pubblica amministrazione, sicuramente abbiamo centinaia di migliaia di laureati che sarebbero in grado diciamo, di apportare un contributo alla pubblica amministrazione. Di nuovo non è facile gestire queste cose, non è facile appunto che si trasformino in cose poi prenditi a pioggia senza grande poi risultati su quello che fanno queste persone, no,
non ci dobbiamo scoraggiare, tutto è utile, dobbiamo pensare a cose di questo tipo, assolutamente. Ok, quindi per restare in tema di pensare a soluzioni, vorrei fare una domanda, concludo un pochino la parte relativa al dibattito, poi lasciamo spazio alle domande del pubblico. Appunto, pensare soluzioni. Qualora fosse impossibile trovare una soluzione, ad esempio una soluzione come quella ipotizzata da Warren Mosler prima, a livello europeo, quindi se si dovesse giungere a un momento di rottura in cui non si può più restare all'interno della unione monetaria, il giorno dopo, se voi foste al governo il giorno dopo e doveste trovarvi a gestire un'uscita dall'euro dell'Italia, quali sarebbero le vostre mosse strategiche? Cosa fareste per evitare la catastrofe annunciata? Comincerei dal professor Reiter. If you were the finance minister, what would you do the day after the Italy exit? Which are the possible risks related to Italy exit, and how could we handle those risks? I agree with what Warren said earlier. Your problem is, so my answer will depend on how you left. Did you leave because Germany kicked you out? Or did you leave because you don't want to be in anymore? If you try to leave without getting 80% of your population behind you, I think that it's going to be a real disaster. Now, if you left because Germany kicked you out, at that point, maybe you're going to get that kind of support. May I definitely? sono d'accordo con la proposta che ha fatto prima Mosler. Tutto dipende da come ti trovi ad uscire. Se sei costretto a uscire perché la Germania ti butta fuori, un conto. Se esci perché spontanea volontà, è un altro conto. So anyway, let's say that you leave and you have a massive public support for this, and your domestic population, Italians, are willing to suffer probably very significant short-term costs. Ok, nel secondo caso il governo ha bisogno di grande supporto popolare per poter far fronte ai eventuali rischi e costi legati all'uscita. Okay. E supponiamo che questo sia lo scenario. Because the problem is going to be the sanctions that are put on you by whatever remains of the EC, the European Union and the European Monetary Union. The sanctions. Ah, ok. Il problema sono le sanzioni che verrebbero applicate dall'Unione Europea, dalle istituzioni europee e da altri paesi. Confiscating all the assets that they can get a hold of. Confiscando attività nell'economia. And losing all the benefits you get from the European Union. E quindi perdendo tutti i vantaggi che avremo adesso stando nell'Unione Europea. So anyway, if you're willing to deal with those short-term costs, I have no idea what those are. I have talked with people who support exit in Spain and sometimes in Italy, and they haven't figured out those costs either. Okay, quindi non ho idea di cosa possono essere, in cosa possono consistere questi costi per il termine. Ho parlato con economisti favorevoli all'uscita in Spagna e in Italia, anche loro non sanno un'idea di cosa potrebbero trattarsi. But let's say that you get past that point, then the answer is pretty simple. You go back to operating a sovereign currency. Quindi assumiamo di superare questa fase legata a questo periodo,
poi quello che succederebbe è che si tornerebbe a una situazione in cui lo Stato torna ad avere la solita monetaria. You have to implement a job guarantee, and you cannot do that if you have a requirement to balance the budget. Lo Stato vorrebbe implementare potrebbe implementare un programma di lavoro garantito, ma non potrebbe farlo se ha un requisito di bilancio pubblico, di pareggio di bilancio, se c'è ancora un vincolo di bilancio pubblico. And to keep things simple, you could stop issuing government bonds. So per mettere cose semplici, lo Stato potrebbe smettere di emettere titoli di Stato. When the government spends more than the tax revenue, you're going to be putting reserves into the banking system. Quando un governo spende più delle tasse, sta mettendo più riserve nel sistema bancario. And you can choose whether or not to pay interest on those reserves. E puoi scegliere se pagare o meno interessi su queste riserve. But that does two things. One, everyone will clearly see that the government doesn't need to borrow. Questo avrebbe due effetti. La prima è che tutti vedrebbero che uno Stato non ha bisogno di prendere a prestito dal pubblico. And so you eliminate the fear that the bond vigilantes will come after you have left. E quindi eliminesti la paura che qualcuno vigili sul titolo di Stato. So those are the two changes that you start out with immediately. Otherwise, you go back to doing what you were doing. Ok, queste sono le cose che faresti subito. Altrimenti torni a fare quello che facevi prima. Ok, le prescrizioni del professor Cesaratto, serie A. Allora, no, torniamo primo luogo sui problemi dell'exit, perché ci sono e sono molto. Allora, vediamo quali non sono i problemi. Non problemi sono il terrorismo su. La lira svaluterà, la svalutazione della lira probabilmente sarebbe una cosa ragionevole, 20-30%, insomma, quindi qualcosa, tutte le stime empiriche, insomma, sono di quest'ordine, addirittura uno studio francese diceva 0%, perché meno male la bilancia dei pagamenti adesso è in attivo, il bilancio commerciale è più in attivo, quindi, insomma, quindi dalla svalutazione non verrebbe questa inflazione di cui per esempio Salvatore Biasco, no, questo economista del PD, ci terrorizza. Questo già non sarebbe un grande problema. Allora, il primo problema è avere un governo che sappia gestire, un governo riformista, non in senso liberale, nel senso progressista, e sappia comporre un patto sociale. Problemi più tecnici. Uno, menzionato Randy, ritorsioni da parte di altri paesi. L'Italia, gli industriali francesi e tedeschi hanno voluto l'Italia nell'euro perché avevano paura di un'Italia che con la sua liretta però rendeva competitive le proprie esportazioni. Quindi ritorsioni commerciali, no? Potrebbero essere possibili. C'è il problema dei debiti e dei crediti verso l'estero. Ora, i crediti verso l'estero sono denominati in euro, in dollari, eccetera, quelli lì va bene. Cioè, il problema sono le liabilities, le passività verso l'estero. Non tutte sono denominabili in lire, quindi rimarrebbero debiti in valuta estera. E purtroppo dal 2012, peraltro, il governo italiano ha firmato delle clausole di azione collettiva, collective action clauses, per cui insomma, una minoranza può bloccare modifiche contrattuali sui titoli di Stato. Tra le modifiche contrattuali c'è la rinominazione
in una nuova moneta. Quindi attualmente è piuttosto controverso che noi possiamo denominare perfino i titoli di Stato i nuovi lire, quindi direbbe, è vero che i titoli di Stato sono soprattutto in mano ai residenti, quindi lì poi, come dire, bloccare i movimenti di capitale, impedire svendite, insomma, tutto ci si... Poi insomma, il 92, tra il 92 e il 95 la lira toccò picchi di svalutazione del 30 se non 50%, però come dire, chi aveva, non è che ci sono stati catastrofi finanziarie per chi aveva passività in moneta estera. Quindi insomma, un problema mi sembra sottovalutato e tecnico, sembra banale, ha a che fare con target 2, ma non con la questione di queste passività target 2, ha ragione Marco Costarella, tutto si discute politicamente, si apre una trattativa su queste passività. Il problema è tecnico: una volta se noi usciamo dall'euro, target 2 è prima di tutto la piattaforma su cui viaggiano i pagamenti bancari, ma voi pagate con carta di credito, fate un money transfer, un bonifico, qualsiasi cosa, anche in Italia, non solo verso il viaggia su questa via, quello è un software, ok? Gestito anche dalla Banca d'Italia insieme alla Bundesbank, dalla Banca di Francia, ma se ti disconnetti, tu non hai più un sistema di pagamenti. Cioè vuol dire che il PIL non è che dice oh, va male per un periodo e mi riprendo, va a zero! Perché se non ci sono i pagamenti bancari, blocca tutto. Le fonti della Banca d'Italia scarse perché chiaramente hanno le bocche cucite, è così, e questo è un problema gravissimo. Varoufakis nel suo libro The Elephant in the Room dice noi, la mia linea in Grecia, adesso questo ci interessa poco, interessa l'aspetto tecnico, dico subito, dobbiamo andare con delle proposte in Europa, ma avendo famoso plan B, che se noi ce ne andiamo, questo plan B è credibile se abbiamo un sistema di pagamenti alternativo. E lui e James Galbraith, credo, avessero pensato a usare, in Italia che è l'agenzia delle entrate, il sistema dei pagamenti del tesoro. Ogni italiano che nasce, immagino simile negli Stati Uniti, ha il codice fiscale, quindi quello è un sistema, una rete a cui tutti abbiamo accesso. E Varoufakis e Galbraith ritenevano che fosse trasformabile qualcosa che potesse sostituire il sistema dei pagamenti interbancario. Io questo non lo so, però come dire, vedete l'esperienza greca. Poi ci avevamo pensato, ma corso, io non so quanto in tempi ragionevoli, giorni, il sistema si riesce a trasformare, come dire, il sistema dell'agenzia delle entrate in un nuovo target 2, insomma, non lo so, questo è un problema gravissimo, questo di target 2. Quindi io, come dire, prima di arrivare quindi a tutte queste cose, ci sono cose minime che in Europa possono essere fatte, nella speranza di farle un pochino più ampie, quindi cominciare a battersi su questo, però ripeto, sono anche molto molto pessimista che comunque si smuova qualcosa. Io vediamo, consapevoli perlomeno la gente però di questi problemi, che l'Europa non può cambiare, a meno che insomma abbiamo un governo molto molto autorevole, molto molto serio, che si batta perlomeno con proposte serie per questo cambiamento prima di arrivare all'Italexit, che ha detto quelli formidabili. Questo di target 2 non mi sembra utile. Vorrei chiarire una cosa: il sistema target 2 è un sistema con cui le banche centrali contabilizzano le banche centrali che fanno parte del sistema europeo delle banche centrali, quindi le banche centrali dei paesi dell'eurozona contabilizzano diciamo le passività totali di un paese rispetto a un altro paese. Adesso qui ci interessava solo sì. Che il sistema in cui viaggiano i tuoi pagamenti. Infatti la domanda che vorrei fare al professor Ray è se usciamo dall'euro,
abbiamo bisogno di rimpiazzare il sistema Target 2 con qualcos'altro internamente nel nostro paese, che a quel punto non avrebbe più l'interconnessione con gli altri paesi dell'Eurozona. Sì, sì, sì. Quindi la mia domanda è: il sistema Target 2 è il corrispettivo europeo di un sistema bancario, di un sistema dei pagamenti interbancari nazionale, o qualcosa di diverso? The Target 2 system at the European level is the equivalent, is the European equivalent of an interbank system at the national level, or is it something different? And as a consequence, would we have to replace the Target 2 system we are in now in an equivalent at the national level once we exit, or we don't need to do that? Well, so in the United States, we have 50 different states. Negli Stati Uniti ne abbiamo 15 paesi diversi. 50. And these have current account imbalances among each other. E questi hanno squilibri di conto di banca commerciale tra di loro. The current account deficits don't create any exchange rate problems. I deficit di bilancio commerciale non creano nessun problema di tasso di cambio. Because they all use the dollar. Perché tutti utilizzano il dollaro. An exchange rate crisis is impossible in the United States. La crisi di tasso di cambio è impossibile negli Stati Uniti. A current account imbalance problem is impossible in the United States. Quindi un problema di squilibrio di bilancio commerciale è impossibile negli Stati Uniti. We don't even keep track of it in the United States. Non teniamo neanche traccia negli Stati Uniti dei squilibri di bilancio commerciale. The current account deficit of the state of Mississippi is never reported anywhere. Il deficit commerciale dello Stato del Mississippi non è riportato da nessuna parte. Nobody cares. A nessuno interessa. The mistake you made within the EMU is that you keep track of this. L'errore che fate all'interno dell'Unione Monetaria Europea è che tenete traccia di questi squilibri commerciali. So you can point your fingers at the nations that run current account deficits. E quindi potete puntare il dito nei confronti degli stati che registrano deficit di bilancio commerciale. And this leads people to think that within the EMU area the problem is current account imbalances. E questo spinge le persone a pensare che all'interno dell'Eurozona il problema siano questi squilibri di bilancio commerciale. And it's only because you report the data. Ma questo è solo perché li riportate. If you would just stop keeping track, you can stop worrying about it. Se smettete di tenerne traccia, smettete anche di preoccuparvi. Because the Target 2 system ensures that the account's always clear. Perché il sistema Target 2 assicura che il scambio commerciale si compensa sempre. As long as the ECB keeps clearing the checks, say, written from Italy to Germany, fin tanto che la Banca Centrale Europea si impegna a riequilibrare i pagamenti tra diversi paesi, per esempio Italia e Germania, the imbalances can continue forever. Questi squilibri possono continuare per sempre. Because they're exactly offset one another. Germany's surpluses exactly offset the current account deficits of other countries. Perché si compensano esattamente tra di loro, il surplus della Germania compensato dai deficit degli altri paesi. So once you realize that, then you can start looking at what are the real problems within the EMU area. So una volta che realizzate questo, potete capire, potete guardare quelli che sono i veri problemi all'interno dell'Eurozona. Okay, unemployment, lack of development, some areas have incomes that are too low, and so on. Those are the real problems. Disoccupazione, mancato sviluppo, persone che hanno reddito troppo basso, questi sono i veri problemi. Okay, so that is how a monetary union is supposed to work.
quello è il modo in cui un'unione monetaria dovrebbe funzionare. So this is one of the flaws in the setup of the monetary union in the euro. We don't have that flaw in the United States. E quello questo è uno dei problemi, uno dei difetti dell'architettura monetaria che possiede l'eurozona e che non ha invece gli Stati Uniti. So if Italy does exit, well, yes, of course you're going to have to clear accounts among the banks, and I suppose you're still going to have a northern Italy and a southern Italy. Quindi se l'Italia esce, sicuramente ci deve essere un riequilibrio, diciamo, tra i conti correnti delle varie banche del nord e sud Italia. And probably if someone sat down and calculated, they would find out that northern Italy runs a current account surplus against southern Italy. E se qualcuno si mette lì a calcolare, si noterà che il nord Italia registra un surplus nei confronti del sud Italia che registra un deficit. But your central bank will clear the accounts, the balances will balance. Ma la banca centrale italiana in questo caso riequilibrerà i conti correnti e quindi i bilanci, questi squilibri verranno bilanciati. And then you'll focus on the real problem, which is that incomes are too low, unemployment is too high, there's too little development in southern Italy. E quindi ci focalizzeremo poi sui veri problemi, che è il reddito troppo basso, la disoccupazione troppo alta e non c'è sviluppo nel sud dell'Italia. Which of course is what you already knew. Che è dove anche la situazione in cui siamo già ora. Il mio scopo qui è cercare di far arrabbiare il più possibile chiaramente i due economisti, così da rendere il dibattito vivo. Quindi prego. Sì, su questo il dissenso con lei è totale. No, intanto la domanda che è, sapevo la cosa stavamo discutendo, adesso lei la spostate sul significato economico dei saldi targetto 2, c'è molto dissenso. Però la quesito a cui sono partito era diverso, cioè target 2, al di là del significato economico, è un software dei pagamenti, ripeto, quando voi fate un bonifico, pagate con carta di credito, firmate un assegno, tutto questo viaggia su questo software. Se tu sei disconnesso da quel software, vai a comprare il pane, paghi con carta di credito e quella non funziona. Cioè, non funziona più niente. Adesso non so se è partito. Non ci sono più trasferimenti di moneta, di depositi tra i conti correnti, potete fare blocca l'economia. Questo è un problema tecnico, quello che Varoufakis appunto cercato questo escamotage di affidarsi al sistema dei pagamenti del tesoro per sostituire un qualche. Quindi questo è un problema. Poi c'è l'altro problema, quello sollevato da Werner Sinn nel 2011, cioè il significato economico dei saldi target 2. Non è assolutamente vero che come dire, basi saldi target, che i bilanci dei pagamenti non esistano, gli Stati Uniti esistono come le bilanci, non ufficializzate tra gli Stati americani. In Italia esistono bilanci dei pagamenti non ufficializzati, anche se ogni tanto vengono. Credo che lì sta fuori pubblichi queste cose, cioè la bilancia commerciale della Calabria, la bilancia commerciale della Lombardia, e anche possono essere calcolate vis-à-vis tra una e l'altra. E semplicemente la situazione non esplode perché ci sono gli trasferimenti, fatto salvo che lo Stato spende prima di raccogliere le imposte e i risparmi, ma cioè, facciamoci a capire. Ci sono i trasferimenti compensati. Le banche della Calabrese non potrebbero espandere il loro credito, finanziare importazioni ad libitum dalla Lombardia, perché continuamente perdono riserve. Le banche che continuamente perdono riserve e non le raccolgono sono banche fallirebbero. Questi sono fatti tecnici. Come raccolgono le riserve le banche calabresi? Perché ci sono le pensioni, ci sono i forestali, c'è cioè l'amministrazione pubblica, perché c'è un flusso di pagamenti mediato dallo Stato centrale, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Calabria, punto. Ok? Lo Stato spende prima questo, a questo, non complichiamoci la risposta a questi trasferimenti, ci sono e come.
E quindi sì, il sistema i tedeschi, a cosa segue l'austerità in fondo? L'austerità serve a impedire proprio che questi che i disavanzi commerciali che hanno generato queste passività dal 2002 aumentino ad libitum, cioè è stata un'imposizione di aggiustamento della bilancia commerciale delle parti dei correnti verso l'estero per impedire proprio questi passività. Keynes, andiamo a Keynes, poi uno può pensare che Keynes sia moderato, non lo so, credo di no. Keynes, quando per il target 2, l'abbiamo fatto prima io e poi la UA, è stato assimilato a questa clearing union che voleva Keynes, cioè che il nuovo dei paesi in surplus di riciclare il proprio surplus a favore dei paesi in deficit, in questo modo somiglia molto a target 2. Ma non è che Keynes pensava che con la clearing union i problemi di bilancio dei pagamenti tra i paesi scomparissero, cioè da ultimo Keynes che questo avrebbe dato tempo ai paesi di disavanzo, all'Inghilterra, alla Gran Bretagna, al Regno Unito, di aggiustare i propri conti senza ricorrere alla deflazione. Dava tempo. Il target 2 dà tempo, ma non è che il target 2 fa scomparire. Questo, scusate, è molto grave che pensa in questo modo, perché non credo si possa seriamente pensare in questo modo, che l'età che poi risolva i problemi di bilancio dei pagamenti. Cioè, è probabile che questo, tant'è che l'austerità serve a bloccare questo, l'espansione ad libitum dei saldi target 1. Poi questi hanno a che fare anche con movimenti di capitale, un altro discorso magari lo facciamo dopo. You want to answer? Okay, so Sergio said target 2 doesn't solve problems of balance payments, but there are no problems of balance payments. There are problems in Greece, in Italy, in Spain, in Portugal. The problem is not balance payments. Now, I know that the response will be, but hold on a second, Germany took jobs away from us. Okay. Sergio ha detto che Target 2 non risolve i problemi di bilancio dei pagamenti, infatti non ci sono problemi di bilancio dei pagamenti. Ci sono problemi economici in Grecia, in Italia, in Spagna, non sono legati ai problemi di bilancio dei pagamenti. And some will say the Germans took jobs away from them. Alcuni dicono che la Germania ha preso i lavori, diciamo, ha fregato i posti di lavoro dai paesi periferici. So the problem actually is insufficient jobs in the periphery. Il problema è che ci sono lavori insufficienti, c'è una carenza di lavoro nei paesi periferici. So what I'm saying is identify the problem, attack the problem. The problem is lack of jobs and incomes are too low in the periphery. Quindi quello che dico è identifichiamo il problema e risolviamo il problema è mancanza di lavoro, salari bassi, reddito basso nei paesi periferici. You cannot have a balance of payments problem within a monetary union. Non puoi avere un problema di bilancio dei pagamenti all'interno di una moneta, di un'unione monetaria. You can have other kinds of problems and you have lots of them. Puoi avere altri tipi di problema e effettivamente ce ne sono tanti. In the United States, part of the reason why we don't talk about balance of payments problems is because we have a dozen central banks, but we have 50 states. Una delle ragioni per cui in Stati Uniti non parliamo di bilancio di pagamenti è perché ci sono 50 stati ed un governo centrale. And so each one of our Federal Reserve banks clears in a whole region that consists of several states. Quindi ognuna delle banche, delle 12 banche centrali equilibra i pagamenti, diciamo, che avvengono all'interno di questo sistema di 50 paesi. So we can identify which of the Federal Reserve banks
is always losing funds and through the payment system, and which ones are always gaining. Quindi possiamo identificare quali banche centrali perdono a continuazione fondi o riserve all'interno di questo sistema di pagamenti e quali invece stanno guadagnando. And so we clear these in a system very much like Target 2, but we don't have the names of the individual countries assigned to the creditors and the debtors. Quindi noi equilibriamo questi conti in un modo simile a Target 2, ma non diamo i nomi ai singoli paesi, creditori o debitori, ci pensano queste banche centrali. But in every other respect our system is identical to the one in Europe. In molti altri rispetti, in molti altri ambiti, il nostro sistema di pagamento è molto simile a quello che c'è in Europa. And nobody in the United States talks about current account imbalances within the United States. E nessuno negli Stati Uniti parla di squilibrio commerciale tra gli Stati Uniti. It's literally impossible to have an exchange rate crisis within your monetary union. È letteralmente impossibile avere una crisi di squilibrio commerciale, bilancio commerciale all'interno dei paesi degli Stati Uniti. So what I'm saying is the wrong kind of analysis to apply to the problems within the euro area. Quindi questa è un'analisi sbagliata dei problemi che ci sono nell'area euro. Okay, now on Keynes's Bancorp plan, I'm a follower of Keynes. Quindi parliamo del piano di Keynes chiamato Bancorp. Io sono un simpatizzante, follower, seguace. But it's not something for us to look to as a solution to any of the problems we have in the world today. Ma non è questo modo corretto per vedere i problemi che abbiamo oggi nel mondo. It was a product of the time. È un prodotto del suo tempo. It was to reformulate the international monetary system based on a fixed exchange rate. Era un modo per ridefinire il sistema monetario internazionale basato su un regime di cambi fissi. He was proposing a system that would work better than the gold standard. Stava proponendo un sistema che avrebbe funzionato in modo migliore del gold standard. We've moved so far beyond that, there's no point in even discussing it anymore. Ma ci siamo, allontanati molto da quella realtà del gold standard, di quel sistema post-gold standard. And even at the time, Keynes realized how politically difficult this was going to be. E anche a quel tempo Keynes realizzava, aveva in testa quali erano i problemi politici legati a questo sistema monetario internazionale che lui proponeva. He said it might require an international central bank. Potrebbe richiedere una banca centrale internazionale. And his proposal did not make it. We got the US proposal instead. E questa proposta alla fine non è passata, è passata la proposta degli Stati Uniti. So if you think about an international central bank, think ECB on steroids. Le banche centrali internazionali pensano, a livello internazionale, pensano che la banca centrale europea è uno steroide. It's not going to happen. E non succederà. There's no stomach to reproduce the problems in Euroland all over the world. C'è modo per riprodurre i problemi all'interno dell'area euro in tutto il mondo. So I just don't think that this is something that we need to discuss. Quindi è qualcosa di cui dobbiamo discutere. Allora, io a questo punto penso che sì, possiamo lasciare spazio per le domande del pubblico, che si affretta a... Prego, prego. Specificate quale sia la domanda, cioè per chi è la domanda, breve, e siate brevi, bravi. Come diceva quel deputato, sarò breve e circonciso. Abbiamo detto che le vie possibili sono due: o da una parte si va a riformare l'Unione Europea e la fa si rende un'unione fiscale, oppure si torna agli stati nazionali.
Però la mia impressione, vorrei chiedere l'opinione degli economisti presenti, è che ci sia un'elite a cui lo status quo vada bene, perché comunque permette di avere un sistema quasi imperialistico che si va espandendo. Adesso si parla dell'età dell'Albania, addirittura dell'Ucraina, si parlava un tempo, che fa gli interessi degli stati all'interno più forti e nel quale un sistema basato sulle regole permette di aggirare la democrazia. Quindi un sistema cosiddetto rule based permette di evitare che ci siano interventi economici e politici di espansione economica, di politiche keynesiane e così via dicendo. Quindi volevo sapere qual è l'opinione di Ray e Cesaretto. Se ci sono anche altre domande, cioè se ce ne sono tante, magari le raccogliamo. Raccogliamo adesso e poi si cerca di sintetizzare. Sì, la mia era un'ipotesi di compromesso riguardo a un aspetto che è stato sollevato durante il dibattito, tra l'altro anche ispirato dal fatto che comunque di recente mi è capitato sotto mano questo libro che si chiama Tornare al lavoro, dove c'è una raccolta di scritti legati al lavoro garantito, dove vi sono contributi sia del professor Cesaretto sia del professor Ray. Allora, come noi sappiamo, nella Costituzione della Repubblica Italiana si afferma nel primo paragrafo dell'articolo 4 che la Repubblica riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Mi è sembrato che comunque nel dibattito vi sia un sostanziale accordo sul fatto che bisogna andare verso garantire comunque la possibilità di lavoro per i cittadini, però a questo punto è stato sollevato un problema, ossia Cesaretto ha affermato si potrebbe verificare uno squilibrio nel bilancio dei pagamenti perché vi potrebbe essere un incremento della domanda aggregata che però porterebbe anche a un incremento delle importazioni. Ray, ragionando in termini di valuta, afferma questo eventualmente, ipoteticamente, potrebbe portare a un riequilibrio del cambio, quindi riconosce che ci potrebbe essere questa ipotesi, però dice la riassorbe il riequilibrio del cambio. La mia domanda è: ma in caso si verificasse uno squilibrio nella domanda di pagamenti derivante da un aumento delle importazioni, non sarebbe comunque possibile sempre agire in termini di finanza funzionale e quindi, come diceva Keynes, ridurre in quel caso la pressione fiscale sulle aziende italiane in maniera tale che questo porti a un riequilibrio attraverso la leva fiscale nella bilancia dei pagamenti, nel medio termine? Niente, io volevo fare una domanda che in realtà è rivolta a entrambi, però soprattutto al professor Ray, visto che si è occupato di job guarantee. Un'obiezione, Michael Kalecki, negli aspetti politici del primo impiego, come è noto, aveva detto che appunto il ceto imprenditoriale si sarebbe sempre opposto a politiche di pieno impiego, perché se ogni lavoratore appunto avesse avuto un impiego, il potere disciplinare del licenziamento perderebbe ogni effetto e quindi i lavoratori otterrebbero un vantaggio sul capitale. Questa obiezione, secondo lei, ma anche secondo il professor Cesaretto, è ancora oggi, nonostante sia stata scritta nel 1943, fondante oppure no? Allora,
Questa idea del programma lavoro garantito che seguo con passione, volevo sapere più o meno, soprattutto la domanda è per Randa Ray, poi ovviamente se il professore ci sarà più lavoro, però volevo sapere in linea teorica come avreste pensato di introdurlo, cioè se ho una situazione con una alta disoccupazione, che fanno tutti i lavoratori vanno direttamente al programma lavoro garantito o ci sarà un sistema diciamo iniziale per assorbire la maggior parte dei disoccupati inizialmente? Grazie, io innanzitutto mi associo alla prima domanda che è stata fatta, non vedo più il ragazzo che l'ha posta, però credo che sia centrale provare a rispondere a questa specie di cul-de-sac, si potrebbe dire, cioè di questa Europa che finora è stata portata avanti in maniera funzionalista, quindi togliendo sovranità a pezzi senza che le democrazie nazionali se ne accorgano più di tanto o se ne accorgano in maniera tale da scatenare delle reazioni democraticamente opposte, e vedo molto difficile che questo tipo di progetto improvvisamente senza shock esogeni particolari si tramuti in qualcosa che porti verso ad un'unione fiscale sul modello appunto degli Stati Uniti d'Europa. La seconda cosa che invece volevo chiedere riguarda il Green New Deal, che in particolare è stato toccato nell'intervento precedente. Io credo che qualsiasi economista keynesiano o meno che si proponga che parli di Green New Deal dovrebbe riflettere e rendere esplicite, se può, gli strumenti attraverso cui si propone di incentivare appunto una ripresa degli investimenti pubblici che però sia verde, e per verde intendo una crescita economica che porti ad un decoupling assoluto su scala mondiale, cosa che finora non si è mai verificata se non in maniera relativa per alcuni stati del cosiddetto primo mondo, ottenuta peraltro tramite una sorta di industrial substitution con i paesi invece in via di sviluppo. Grazie. Allora, ci mancano 25-24 minuti, quindi cerchiamo di essere anche noi brevi nella risposta. Inizierei dal professor Cesaratto, se va bene. Allora, sono varie domande. L'ultima, forse, che se non riuscivo bene a coglierla. Allora, sì, alzando la prima domanda, certamente ha ragione, lo stato quo va bene, sì, a chi è. Alessandro mi ha invitato a un dibattito alla Bocconi, Alessandro un bocconiano però bravo, un bocconiano strano, diciamo, docente con cui non facciamo i nomi, a cui interloquivo, diceva chiaramente, insomma, questo al popolo ha tolto potere decisionale, sostanzialmente vanno bene le istituzioni europee, alcune elite decidono, quindi è chiaro che questa Europa va bene perché espropria la democrazia, espropria la possibilità del conflitto, della ribellione, di chiedere qualcosa di diverso. Questa questione dell'Unione Europea, in un'Unione Europea le crisi di bilancio dei pagamenti ci possono essere come? In Europa c'è stata una crisi di bilancio dei pagamenti e i vincoli agli Stati servono esattamente per quello, per impedirlo, perché sennò sarebbe meraviglioso stare all'Unione Monetaria Europea. Mitterrand che dovete dismettere, perché l'esempio che dovete, bisogna sempre avere è l'esperienza di Mitterrand del 1981-82, in cui con moneta sovrana, cioè lui non vuole usare la flessibilità del cambio, e Mitterrand di fronte alla non cooperazione tedesca a politiche espansive dovette rinunciare a politica, al programma espansivo con cui era stato eletto, e divenne conservatore perché aveva cominciato il programma espansivo, era nato il problema del bilancio dei pagamenti,
E che meraviglia, siamo in un'organizzazione europea, leggiamo un minerale e fa quello che ti pare a questo punto, perché possiamo finanziare emettendo liabilities target 2, possiamo finanziare tutti i programmi di espansione della spesa che vogliamo. Ma i parametri sugli stati nazionali esistono proprio per impedire questo, ok? Se non li rispetti ti mettono l'austerità. La crisi del 2012 era un po' alla Draghi, perché c'era il pericolo che la crisi di bilancio e pagamenti in Europa si risolvesse nel classico modo di un paese che abbandona l'euro e svaluta la moneta per risolvere la crisi di bilancio e pagamenti. Quindi c'è e come. Potremmo utilizzare una riduzione della pressione fiscale finanziata, functional finance, eccetera, per risolvere i problemi. Cioè, per cui diciamo la pressione fiscale sulle imprese diventano più competitive e esportano di più. Beh, naturalmente se questo potrebbe anche essere utile, però naturalmente ridurre la pressione fiscale non sappiamo se l'uso che, come dire, delle minori tasse imprenditori in che direzione lo utilizzano. Abbasseranno i prezzi dei beni esportati, quindi esportiamo di più, oppure questi maggiori soldi che gli lasciamo in tasca li usano per importare altri beni di lusso e quindi la bilancia commerciale dovrebbe peggiorare e non migliorare. Insomma, non è questo affatto detto. Di per sé una misura dove la pressione fiscale sui settori esportatori potrebbe aiutare. Ripeto, nulla è tautologico, mai in economia. Kaleski è assolutamente attuale, la ragione appunto per cui è attuale l'idea che sappiamo, i capitalisti sanno bene come ottenere la piena occupazione, politica fiscale sostenuta coadiuvata dalla politica monetaria, lo si sa bene. E il problema è che l'esercito, che Marx chiamava l'esercito industriale di riserva, si contrae, il potere contrattuale del lavoratore è più forte e quindi i capitalisti preferiscono vendere di meno ma avere profitti alti, e preferiscono vendere di meno e avere la pace sociale. Quello che temono di più è la piena occupazione e l'insubordinazione. Quindi la risposta riguardo al job guarantee program da Randy è ovvio: lì si tiene il salario più basso di quello minimo e quindi quello lì è un pool di disoccupati che si tiene caldo, si tiene in qualche modo occupato, e se si creano jobs nel settore privato del salario più alto, del salario minimo più alto di quello sul job guarantee, rientreranno in servizio. Quindi è un modo di, come dire, di conciliare piena occupazione e attenzione, questo è un dato ambiguo del job guarantee program, attenzione, ricordare anche le famigerate workhouse del 1800 in cui i vagabondi erano costretti a lavorare, o ti offri un salario basso o ti costringono a lavorare nelle questi luoghi orribili che erano queste fabbriche di questo programma. Quindi attenzione, era molto ambiguo il job guarantee program, questo si tiene un pool di gente attiva sottopagata, e deve essere sottopagata in modo da non fare concorrenza, diciamo, perché se vi tieni troppo alti salari del job guarantee program nessuno lavora più e tutti vogliono, come dire, stare un po' sussidiati lì, saranno lavori più leggeri probabilmente nello Stato. Quindi attenzione, questo è un lato un po' ambiguo del job guarantee program, funzionale a renderlo, come dire, accettabile ai capitalisti. Attenzione, riflettete su questo. Mi spiace, l'ultima domanda è un po' sfuggita, magari dovrei rispondere. Grazie. Ok, on the two possible solutions, exit versus reform, I'm with Warren, I think that we should give reform another chance. I don't see enough support for exit
Ok, sulle due soluzioni, uscita riforma, sono d'accordo con Moser, dobbiamo dare un'altra possibilità alla riforma dell'Unione Europea, non vedo molto supporto popolare, pubblico, sulla proposta di uscita. And the European vision may not be a bad vision at all, to integrate and to try to raise the standards for everyone within the European Union, it's probably a good idea. La visione europea può non essere una visione europea sbagliata, quella di aumentare quindi condizioni di vita, condizioni materiali a livello europeo, a tutti. I'm a little less persuaded by an argument that's often made that small independent nations with their own currency don't have a chance in the modern world. I'm not convinced that's true. Non sono convinto del fatto che piccole nazioni nel mondo possono avere, avere un posto, diciamo così, nel mondo, essere competitive nel mondo. No, il contrario, cioè non è convinto del fatto che quello che dicono è che piccole nazioni con la loro currency non possono avere un posto nel mondo. Sì. Al contrario, sì. Cioè, penso che non possano. Mi mette in discussione il fatto che si crede che sia piccola, se non spiegato. Ha detto che non è convinto del fatto che piccole nazioni non possano avere il loro posto nell'economia globale. And it seems that there are a lot of big problems of maintaining and promoting democracy in the very big nations right now, such as the United States. Ci sono molti problemi nel avere e mantenere la democrazia anche in grandi paesi come gli Stati Uniti in questo momento. And maintaining participation in the democratic process and so on. The US is not doing a very good job of that. Mantenere la partecipazione al processo democratico, gli Stati Uniti non sono molto bravi in questo. So there could be some advantages to being small. Quindi ci possono essere vantaggi, alcuni vantaggi di essere piccoli. Okay, on the I didn't completely understand the question about the Italian Constitution and working rights because I don't know anything about it. There are the United Nations human rights, which includes access to a job, which is a basis for fulfilling many of the other recognized human rights. Non ho capito bene la domanda sulla Costituzione italiana, non conosco molto bene la questione, ma ci sono nelle Nazioni Unite ci sono delle regole, dei diritti, dichiarazioni internazionali, esatto, che garantiscono accesso al lavoro, e accesso al lavoro è il diritto fondamentale per avere anche altri diritti. And so the job guarantee does go some way toward meeting that particular human right. E il piano di lavoro garantito va in quella direzione di incontrare, di soddisfare quei tipi di diritti umani. If you're talking about a job guarantee within the euro area, I didn't quite understand why you would want to impose taxes to prevent imports. Se parliamo di un piano di lavoro garantito a livello europeo, non capisco perché dobbiamo introdurre delle tasse per impedire le importazioni, di ridurre, ok, porre tasse per ridurre le importazioni. Oh, I heard that one. So to try to increase exports, right. Yeah. Ridurre le tasse alle imprese per favorire le esportazioni verso l'estero. But if you're achieving full employment with the job guarantee, I don't know why you're trying to promote exports. Ma se ottieni a piena occupazione attraverso il piano di lavoro garantito, non vedo perché bisogna promuovere le esportazioni. And I want to clarify what the wage in the job guarantee program is. Vorrei anche chiarire anche che cos'è il salario, a quel livello il salario che è fissato all'interno di un piano di lavoro garantito. Because I think I heard someone say it would be set below the minimum wage. Ho sentito alcuni che dicono che il salario è fissato a livello inferiore al salario minimo. And first, no, it should be set to be a living wage for anyone who works full time.
che la dovrebbe essere fissato a un livello come dire, che garantisce condizioni di vita accettabili a chi lavora a tempo pieno. And second, it will become the effective minimum wage. E il secondo punto diventerà effettivamente il salario minimo nell'economia. All other wages will have to be set relative to that one above it. Tutti gli altri salari dovranno aggiustarsi verso quel livello o sopra. And so this is how you help to meet another one of the recognized human rights, which is a decent income for all. E questo è un altro modo per assicurare i diritti umani, che è un reddito decente per tutti. On the famous Kolesky paper, I would say that also was an argument of the times. Riguardo al famoso articolo di Kolesky, quello è anche un argomento che valeva quel tempo. In the same way the Bancor proposal was of the time. The Keynes's Bancor. Nel stesso modo qui anche la proposta del Bancor di Keynes era un prodotto di quel tempo. So this is the 1940s when he is worried that full employment would be fought by the capitalist class. Questo era negli anni 40, quando la classe capitalistica si temeva che la piena occupazione fosse ostracciata, fosse ostacolata dalla classe capitalistica, potesse essere ostacolata dalla classe capitalistica. You know, it's amazing what capitalists eventually will accept when they see it's in their own interest. È pazzesco riconoscere quello che anche i capitalisti possono accettare se capiscono che è nei loro interessi. Full employment and a job guarantee program are in their interest. La piena occupazione e il piano di lavoro garantito è nei loro interessi. It helps to stabilize the economy and profits. Aiuta a stabilizzare l'economia e i profitti. It opens up business opportunities. Apre a opportunità di impresa. It provides a pool of employable labor. Fornisce un insieme, diciamo, un buon bacino di lavoro occupabile. That's far better than the reserve army of the unemployed. È molto meglio dell'esercito di lavoro di disoccupati. So what Kolesky was arguing against was not a job guarantee program. Ciò che Kolesky criticava non era un piano di lavoro garantito. He was arguing against pursuit of high aggregate demand that would reduce the reserve army of the unemployed. Lui criticava il perseguimento di un'elevata domanda aggregata che avrebbe ridotto il bacino di disoccupati. But the job guarantee program doesn't remove workers from the private sector. Ma il piano di lavoro garantito non rimuove i lavoratori dal settore privato. It catches the workers that are dropped from the private sector. Prende i lavoratori che sono espulsi dal settore privato. It keeps them working and keeps them employable. E li tiene al lavoro, li tiene occupabili. And finally, as my professor Hyman Minsky used to always say, there are 57 varieties of capitalism. E come diceva, per finire, come diceva il mio maestro Hyman Minsky, ci sono 57 varietà di capitalismo. And so there is a kind of capitalism that likes unemployment. E ci sono alcuni tipi di capitalismo che a cui piace la disoccupazione. But we've left that behind a long time ago. Ma l'abbiamo lasciato indietro ormai tempo fa. Li ha superati. I realized that the setup of the euro, there was some intention of maintaining individual nations' responsibility and control over their policies. Allora, realizzato subito che l'architettura dell'Unione Europea garantiva che gli stati, i singoli stati, fossero ancora responsabili di decisioni nazionali e della politica fiscale. And they didn't want to surrender a lot of that to the central authorities. Loro non volevano cederla alla autorità centrale.
And so as we think about how we get a fiscal center, we need to decentralize the spending. Per avere un'autorità fiscale centrale, dobbiamo decentralizzare l'autorità fiscale, la spesa fiscale. So that the individual nations will decide how to spend. Quindi in modo tale che i singoli stati decidano quanto, come spendere. But this is relatively easy to do in, say, the investment bonds proposal that Warren put forth, or the old red bond, blue bond proposal that was made years ago. Ma è relativamente più facile attuare proposte come investment bond di Warren Mosler o blue bond, altre proposte a livello europeo. And in the United States we do this. President Nixon in the 70s had what he called block grant proposal, in which the federal government just provided funding to the states and they can decide how to spend it. E se vediamo molto quasi simile con il presidente Nixon negli anni 70, il governo centrale forniva finanziamenti ai singoli stati che poi decidevano come spendere. A question on the Green New Deal. This is the challenge for the future, and it also provides a great opportunity. La domanda sul Green New Deal, questa rappresenta una sfida per il futuro, e fornisce anche una grande opportunità. To transform the economies so that humans can survive actually opens up lots of opportunities for spending and job creation. Quindi salvare l'umanità e offrire anche opportunità di lavoro e di spesa alla popolazione. And national governments are going to have to play a huge role in providing much of the finance for this. E i governi nazionali non devono fornire grandi finanziamenti per realizzarlo. Okay, the last thing, I do agree with Sergio, the target to create some problems when you exit, because a few countries, four countries, have huge net credits, all the other member nations have huge net debits in the target two accounts. Io sono d'accordo con Sergio che l'uscita dall'euro porterebbe dei problemi legati al target 2, perché ci sono alcuni paesi che registrano, quattro paesi, pochi paesi che registrano surplus, e molti altri paesi che invece sono in deficit su questo stato di pagamenti. And so if you leave the euro, you're going to have to figure out how or if you're going to pay down these euro debits. E quindi se lasci l'euro devi poi capire come gestire, come pagare questi debiti in euro sul target 2. But Italy has lots of other euro debt outside its borders. Ma l'Italia ha molti altri euro debiti in euro al di là di questi. And actually the target 2 ones are much easier to resolve. E nei fatti debiti in target 2 sono quelli più facili da risolvere. Because they're simply on the ECB's balance sheet, and of course they balance. Perché sono semplicemente nel bilancio della banca centrale e sicuramente bilanciano. So what I'm saying, technically it's a very easy problem to solve. Quindi tecnicamente questo è un problema relativamente semplice da risolvere. You can wipe them all off. Li cancelli tutti. It has no impact. Non ha impatto. Wiping out the rest of Italy's euro debt will have an impact on the creditors. Mentre cancellare i debiti in euro, gli altri debiti in euro avrebbero un impatto sui creditori. Benissimo, direi che per molti punti siamo giunti a convergenza, per altri no, ma penso sia impossibile giungere a convergenza su alcuni di essi. In ogni caso è stato, penso, molto interessante e utile questo dibattito, e ringrazio entrambi per anche, insomma, la loro resistenza. Visto che quello di oggi è l'ultimo degli eventi in programma per sotto sopra, se Marcello vuol dire qualche cosa. Sì, va bene. Allora, innanzitutto ringrazio anch'io calorosamente gli ospiti di oggi, quelli qui presenti e quelli in sala.
Ovviamente ringrazio in streaming tutti quelli che ci sono, che sono passati da queste parti, ringrazio il pubblico, tutti quelli che hanno anche cofinanziato insomma questa iniziativa, permettendo la sua esistenza. Io a questo punto, diciamo che questa è proprio, lo sapete, la giornata conclusiva, quindi insomma come saluto abbiamo previsto un aperitivo che è laggiù dall'altra parte della sala. Direi che magari ci possiamo, io chiamo a raccolta tutti gli organizzatori, così ci vedete in faccia, venite qua sul palco davanti ai fari, così se qualcuno viene anche tu, ecco, in contumacia c'è anche Gian Domenico, non c'è. Grazie. Allora, noi speriamo che l'anno prossimo riusciremo a combinare qualcos'altro, faremo il possibile. Ringraziamo il presidente dell'associazione Sottosopra, che è assente perché sta arrivando, però non ce l'ha fatta per il finale perché l'hanno preso, intrappolato in un seggio elettorale e quindi non ha fatto in tempo ad arrivare, ma arriverà fra poco. Comunque lo ringrazio pubblicamente, Gian Domenico Potestio, che sta per arrivare. Alla prossima, buona fortuna a tutti, spero che queste iniziative vi siano piaciute.